poche settimane dalla vittoria del campionato di promozione, il Carpaneto è pronto per la prima stagione in eccellenza. Clima di festa nel paese piacentino per la presentazione ufficiale con il patron Giuseppe Rossetti, che ha suonato la carica ricordando la cavalcata dalla seconda categoria all'eccellenza. Difficile pensare che una società così ambiziosa punti soltanto alla salvezza, ma il presidente frena. La salvezza bisogna puntarla sicuramente, dopo è chiaro che sono consapevole anch'io che le forze in campo possono dare qualcosina di più. Non voglio mettere obiettivi perché veramente voglio partire con umiltà e voglio che si formi un gruppo il prima possibile. Poi vediamo i ragazzi come risponderanno in campo. Una squadra fortemente rinnovata, 11 finora i nuovi innesti, mancano ancora tra gli altri un centrocampista esperto e un attaccante giovane. Ci sono contatti con Pizzelli, che ha salutato il Fiorenzuola, si parla anche dell'attaccante biancorosso Minasola. Anche il mister Mino Lucci è pronto per la nuova avventura che partirà il 3 agosto con il ritiro ed è soddisfatto per la formazione che allenerà. Noi abbiamo allestito una buona squadra, abbiamo cambiato molto. Partiamo cercando di fare delle cose buone, poi dopo il campo ci dirà se abbiamo la squadra per poter vincere, per poter vivacchiare. Non credo vivacchiare, però sicuramente punteremo a vincere tutte le partite. Daniele Lovattini è uno dei giocatori confermati. I nuovi arrivi sono giocatori importanti, di categoria anche superiore, quindi l'obiettivo è fare bene, però vediamo, ci sono altre squadre molto competitive.